E quindi ragazzi, dopo aver battuto il bel drago, finalmente eccoci entrati nella Rocca del Drago. E quindi a questo punto io vi do il benvenuto in questo quinto episodio di Tenitina's Assault on Dragon Keep a Wonderland One Shot Adventure. Quindi andiamo verso la nostra missione, raggiungiamo la Rocca del Drago a liberare la regina. La nostra missione è qui davanti. Subito dovremmo. Sembra un po' una trappola questa cosa, però è l'unica cosa che possiamo fare è quella. E cioè tirare questa leva. Tiriamola. Cadete nelle segrete Oh, acquisite, imbarazzati da cazzo. quanto facilmente lo stregone vi abbia tirato in trappola. Era Fortuna per la ovvio. fuga dalle segrete, stronzi. È stato bello. Ah no, ma non E si noi dicono le come si torna su? parolacce. Non puoi? Sei in trappola, amico! Ma voglio fare le missioni secondarie. Ah, hai ragione. Di colpo succede questa! Cioè? Che succede? Che cazzo? Oddio! Sembra una prigioniera o qualcosa del genere. Forse conosce un modo per uscire di qui. Troviamola allora. Trova la prigioniera. Ok, qua abbiamo lo shop. Va bene, quindi andiamo a trovare questa regina. Qui ci sono delle leve, però non credo che me le faccia tirare. Questa sì. Che cosa succede? Nulla. Molto strano, molto strano, molto strano. Dobbiamo andare di qua? Tina, prima Simon. non puoi costringerci a cadere in trappola. Devi darci la possibilità di E evitarla infatti. o qualcosa. Mi dispiace, non pensavo che sareste arrivati così lontano in una sessione. Non avevo pianificato questa parte, me la invento mentre giochiamo. Ma no, ma non Sì, si ma fa le regole così. dicono. Levi, di sotto sei persone stanno picchiando una spia a Hyperion per avere informazioni e mi parli di regole. Davvero? Ma no, ma no, ma no. Lei è? Ah, no, lei è una missione secondaria. Non mi interessa. Ok, quindi dovevo andare per forza di qua. Qui credo che ci siano dei nemici, ma non li vedo. Ah, ok. Ok, adesso sì, li vedo bene, li vedo. Ce ne sono altri? Oh cazzo, ma è pieno di trappole, bisogna stare attenti, ok. Ok. Stiamo attenti. Dove siete? Vieni, formi ragnetto, vieni. Qui è pieno di trappole, pieno di trappole qui. Qui la porta è chiusa. E come si fa? La distruggo. No. Cosa devo fare? Dove devo andare? Di qua? No, è tutto chiuso. Ah, c'è una runa. Ecco perché. Ma cosa ha fatto? Nulla. Ah, verso dietro. Oddio. Signora Vedova Nera, ma lei mi è caduta proprio sul. Non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente, aspettate, non vedo nulla. Maledetti, maledetti. Ok. No, ragazzi, sono veramente troppi, sono veramente troppi. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma chi se ne frega. Ok. Ehi, andiamo, calmi, calmi, calmi. Non vi vedo, non vi vedo, non vi vedo più, non vi vedo più, non vi vedo più. Non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente.
Ragazzi, ma sono pieni. È pieno di ranni, pieno di ranni, pieno di ranni. Fammi raccogliere l'iridium qua, che potrebbe servirci. E possiamo andare, possiamo andare. Trova la prigioniera. Ci sto provando. Basta, vi prego. Basta. Basta, basta. Possiamo avere un po' di strada libera. Non dico tanto. Non dico tanto. Basta, basta. Ma quanti siete, ma quanti siete? Ne è arrivato un altro da lì. Scheletri, ah, scheletro nano. Ah, ma qui ci sono tutti proprio. Tutti. Dov'è l'altro? Ah, è sopra. Aspetti, aspetta, un attimo, un attimo. Uno alla volta, per favore, uno alla volta. Non riesco a uccidervi tutti contemporaneamente. Non se... Mi scusi, mi scusi, mi scusi. Ok. Ok, anche lei è morto. Bene, 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 finalmente. E... un'altra runa. Ok, qui ci saranno ovviamente gli altri. Scheletro duro, boom. Signor... oddio. Oddio, ma quanto. Ma non vale così. Ma faccio danno solo in testa. Lancio granata. Mamma mia, ma non faccio un cazzo di danno al signor scheletro duro. Dai, dai, che forse col melee. Col melee gli facciamo danno. Ok. Ma qui ci stanno armi fortissime, tutte livello 12. Già, beh, già che facciamoci questi. Porca merda. Scherzavo, eh. Quanto danno. Vabbè, siamo diventati un po' tanti però, eh. Non grazie, grazie, grazie. Salvatemi. Salvatemi. Qui c'è. Ah, bello, bello, bello. Allora, altare difesa, altare munizione. Ok, quindi è una... è un enigma. Mi sa che ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato. Per fortuna è qui. Per fortuna è qui. Ma... allora, allora, allora. Ok, qui va bene, perché poi questo si rialza, quindi... no, come devo fare? One eternity later. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego, sì, 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 ti prego, sì, sì. Sì, tentativo numero 7899, grazie. Ah, sono passato, sono passato, sono passato, sono passato. Sono passato. Ah, c'è la runa. Sto dicendo, no, non è possibile. E se tiro sta leva? Ah, beh, ovviamente. Ovviamente. Ok. Cosa? Oh merda. Ma io non volevo, ma io non volevo, io non volevo. Ma io non volevo prenderlo. Io lo sapevo che era una trappola, io lo sapevo che era una trappola, perché mi sono avvicinato?
Io lo sapevo e l'ho voluto fare comunque. No, scheletro corazzato. E basta, ma quanti in merda si... No, ragazzi, sono veramente troppi. Via. Sicuro dobbiamo salire, dai. È sicuro. Mi stanno seguendo tutti quanti. Di qua? Non lo so, non ne ho idea. È probabile. Ehi, allora. Allora. Ok. Chi è? Dov'è? Dov'è? Ah, ma... Dov'è? Ok. Allora, sala dei morti. Sala della morte. Chi è? Ok. Devo andare di qua? No, non posso usare la runa. Ok, dai, qua ce ne saranno come io, un miliardo saranno. Ma infatti... è bella questa cosa che si mettono in fila per farsi ammazzare, praticamente. Bella, interessante, intelligente. Ok. Dov'è? Dov'è l'ultimo? Eccolo. Boom! Perfetto. Dai, andiamo, continuiamo. Chissà dove dobbiamo andare. Chi è? Ulla, ma seria. Ma no. Non mi ha visto nessuno. Venga. Dai, che abbiamo trovato la prigioniera. Scheletro fragile. Scheletro visionario. Vi ho trovata prigioniera, vi ho trovata signora prigioniera. Ma io mi farei un po' i fatti miei qui. Sì. Direi di andare spedito, dritto. Diciamo che non ci interessa. Ok, qui è un altro salvataggio, per fortuna. Quindi se moriamo ci ritroviamo qui. Qui ci sarà il mega boss. Qui ci sarà il mega boss. Roland mi manca più che a chiunque altro, ma non puoi negare. Sì, ragazza, va bene. Improvvisamente venite interrotti da una voce distante che urla di dolore. Liberatemi. Sì, sto venendo a liberarla. Da qui. Ok. Eccola. La prigioniera. Vi salveremo. Qui c'è la lotta col boss, ovviamente. Per la morte. Ah! Venti! Colpisco! Ma no! È la nostra sola speranza di uscire da qui. No, non posso colpire la prigioniera. Parlo alla prigioniera. Ok. Liberatemi. Vi mostrerò la strada verso il mastio di mio padre. Ah, lei è la figlia del... Togli i legami della prigioniera. Ok. Ma no, ma siamo veramente stupidi. Una volta che c'era bisogno di colpirla, di ucciderla. Mannaggia la miseriaccia. E per una volta aveva ragione. Per una volta aveva ragione. Facciamo... Oddio, ma il critico non gli fa nulla. Maledetti ragnetti del cacchio.
Ma per favore! Sta cosa non gli fa un cacchio di danno. Vai Roland, bravo Roland, continuiamo così che si è buggata. Vai, uccidiamola, sparala. Credo che sia, abbia uno scudo, ma io ci sono rimasto dentro. Credo di essere rimasto nello scudo, ero rimasto. Ma venga qui. Vieni qui. E basta, oh, che cavolo. Ma dov'è? Dov'è andata? Vieni. Vai, facciamo critico. Vai, così. Ogni tanto si bugga, non ho capito perché. Probabilmente è voluta sta cosa. Non lo so, non ne ho idea. Io lo sto dicendo giusto così. Per quello che mi sento, eh. Dai, figlia dello stregone. Poi è il livello 14, noi siamo al livello 11. Dovrebbe essere impossibile ucciderla. No, spreco solo munizioni, ho capito, dai. Sono un sacco di ragni. Oi. Ma quanto cazzo di vita. Dai, ma quanta vita c'ha? Magari così. Dov'è? Per cacchio. No, non ti curare. E invece si sta curando. Maledetta, oh. Dai. Dai che ti finisco a colpi di melee. Sì. Finalmente. Finalmente, grazie. Era necessario uccidere la figlia dello stregone in quel modo. Non era cattiva come sembri credere tu. No, mi sembra proprio che era cattivissima. Cosa? Nami, con la figlia dello stregone era il peggio. Se non fosse stato per quella scema, sarebbe tutto a posto e non sarebbe morto nessuno. Sto aspettando. Sì, un attimo. E allora va bene ragazzuoli, finalmente siamo riusciti a sconfiggere la prigioniera, che poi in realtà si è rivelata essere la figlia del mago, e che quindi poi lui ci ha aperto la strada per andare finalmente da lui. Chi lo sa se veramente questa porta ci porterà da lui, scusate un attimo il gioco di parole, ci porta verso Dragon Keep, però ragazzi lo scopriremo solo nel prossimo episodio. E vi ricordo che ogni giorno, tranne la domenica, escono i miei video sempre alle ore 16, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ragazzi!